Bella ragazzi. Bella ragazzi. Adesso vi facciamo vedere una nichelatura rozzissima, proprio senza nemmeno l'acido cloridrico, una cosa fatta in casa con i cucchiai, una cosa veramente rozza, col sale da cucina e l'aceto. Allora, abbiamo due cucchiai, prendiamo un cucchiaio di sale, un cucchiaio raso direi che va bene, lo mettiamo qua dentro. Poi ci vuole l'aceto, prendiamo questo aceto. Allora, un aceto acidità 6%, e riempiamo parzialmente questo contenitore. Vi informiamo che abbiamo acquistato un microfono e lo stiamo utilizzando per questo video, per aumentare la qualità dell'audio. Così qualcuno che si lamentava, speriamo che non si lamenti più dell'audio, che faceva schifo in effetti, perché si lamentava con ragione. Adesso mescoliamo. E iniziamo a produrre cloruro di nickel e un po' di acetato di nickel, che è un effetto secondario, poi vi diciamo il perché. Perché l'aceto ha il suo perché. L'aceto non prende parte al fenomeno galvanico di elettrolisi, ma ha un suo perché. E mettiamo un cucchiaio. Mescoliamo ancora un po'. L'ideale è che mentre si fa sciogliere bene il sale, ma poi col tempo si scioglie. Ok, abbiamo i nostri due cucchiai. E ora colleghiamo il positivo a un cucchiaio, il negativo al cucchiaio, l'altro cucchiaio di un alimentatore. Abbiamo regolato intorno ai 10 volt. Assorbe circa 1 ampere, comincia a friggere. Il link dell'alimentatore lo trovate in descrizione. Poi abbiamo il nostro pezzo di rame che vogliamo nichelare. Non sarà una nichelatura pura, perché poi interviene un pochino di cromo e di ferro, che sono contenuti in acciaio inox, ma l'aspetto è quello di una nichelatura. Questo qua l'abbiamo pulito col Sidol, adesso lavato bene e poi messo qua dentro, che è acqua con un po' di ammoniaca. L'ammoniaca continua a avere un effetto sgrassante ulteriore dopo la sgrassatura col detersivo, prima assorbente nitrito, poi detersivo, e in più toglie gli ossidi dal rame senza usare un acido. In presenza dell'aria ambiente si mangia anche un po' il rame. Allora, ora dobbiamo aspettare, poi dobbiamo invertire più volte la polarità, quindi consumare un po' un cucchiaio e un po' l'altro, come abbiamo fatto vedere anche in un altro video che avevamo fatto per preparare il cloruro di nichel vero con l'acido cloridrico, ma qua usiamo il cloro contenuto nel sale da cucina, NaCl, cloruro di sodio. Cosa succede? Sta succedendo questo. Il cloro al positivo, invece che venire su, si mangia direttamente il metallo che va in soluzione. Al negativo cosa succede? Il sodio, del cloruro di sodio del sale da cucina, sviluppa idrossido di sodio, cioè quella che si chiama volgarmente soda caustica. Ma abbiamo messo l'aceto, che ha il suo perché. E il perché è questo: l'aceto... Ah, scusate, se noi non mettessimo aceto, solo acqua e sale, il cloruro di nichel che si forma reagirebbe con l'idrossido di sodio che si forma al negativo, formando un precipitato verdastro, una cosa insolubile, che è idrossido di nichel. Invece l'aceto non permette questo, perché essendo un acido e non partecipando all'elettrolisi sta lì come tampone, si usa come tampone, va a trasformare l'idrossido di nichel che si vorrebbe formare in acetato di nichel, ma praticamente non lo lascia formare, perché succede che invece attacca direttamente l'idrossido di sodio che si forma, perciò si formerà acetato di sodio, il nichel resterà libero. Quindi abbiamo nichel del cucchiaio, va in soluzione come cloruro di nichel, il cloro proveniente dalla sale da cucina, riepilogando, sempre il sale da cucina sviluppa idrossido di sodio sul negativo, che va a reagire, a combinarsi con l'acido acetico
formando acetato di sodio che se ne sta per il conto suo e quindi avremo del cloruro di nichel libero. Quindi adesso attendiamo un po', poi invertiamo, poi ci rivedremo tra un po', invertiamo la polarità. Guardate, si intravede in basso del verde, comincia a esserci del verde, eccolo, si sta formando il cloruro di nichel. Lasciamolo fare, lasciamo lavorare questo barattolo. Abbiamo quasi finito, è quasi pronto. Il suo verde c'è. Questi qua sono oggetti, un mortaio Iete e un pestello che avevo fatto nel 99, nichelati di ferro. Questo è un acciaio, un C40, questo qua non mi ricordo più, un ferro più dolce. Ancora resiste ancora adesso la nichelatura. Allora, lasciamo pure questo cucchiaio adesso che è al positivo e stacchiamo il negativo, rimescoliamo un po'. Vediamo se basta, se inizia a fare qualcosa. Allora, scrollo questo pezzo di rame e lo asciugo un attimo. Tolgo l'ammoniaca, lo colleghiamo al negativo naturalmente, vediamo cosa succede. Questo cucchiaio potremmo anche levarlo, guardate come si sono corrosi. E mettiamo il nostro rame qua dentro, vediamo un attimo se questo poco nickel, questi ioni di nickel sparsi fanno già qualcosa. Sta iniziando a prendere. Mi è sembrato che si attaccasse più dalla parte dove c'era, dove era più lontano dall'elettrodo positivo, dal cucchiaio. Perciò io abbasso la tensione, la porto a 5 volt, vediamo un po' se è meglio. Lo giro da una parte e dall'altra. Guardiamo, ecco, è una nichelatura un po' scura, però mi sembra bella. Poi proveremo a lucidarla, vediamo un po' come viene. Sì, è un po' più scura che quella ottenuta col cloruro di nichel, come abbiamo fatto vedere in altri video. Se volete vederli, andate nelle playlist, cercate su elettrochimica, esperimenti di elettrochimica e troverete tutto ciò che ha a che fare con l'elettrochimica e le nichelature, queste cose qua. Lasciamo ancora un pochino, poi vediamo. Questo lo mettiamo qua dentro. Proverei quasi. Colore non è male. Diamo una pulita con l'ammoniaca. Asciughiamo, vediamo un po' cosa è uscito fuori. Ha preso il colore del nickel. Adesso proviamo un po' a lucidarlo con il Sidol, questo prodotto fantastico che esiste da tanto tempo. Ed è un abrasivo fantastico, nonché c'è una parte chimica che pulisce tipo un po' d'ammoniaca e altre sostanze. L'abrasivo del Sidol è costituito da farina fossile, si trova in giacimenti naturali, sono gusci di piccoli microrganismi, detti radiolari, sono costituiti da biossido di silicio, tipo lo stesso materiale dell'opale e del quarzo. Sono molto duri, si rompono perché sono gusci cavi e creando delle parti abrasive. È la stessa sostanza che ha usato Nobel per assorbire la nitroglicerina, creando così la dinamite, rendendo stabile con questi gusci microscopici la nitroglicerina che ne veniva assorbita al loro interno, dividendo tale sostanza in tante piccole cavità.
è venuta, mettiamoci un po' più alla luce, è venuta bene, bella chiara, finisco di pulire qua, qua un po' più segnata, forse non ho pulito bene il pezzo, è veramente venuta stupenda, bella chiara, e a questo punto vi salutiamo, se volete comprare un alimentatore, mettiamo un link, perché appunto ci vuole un alimentatore regolabile, perché conviene sciogliere i cucchiai con una corrente abbastanza forte, intorno a un ampere, una decina di volte abbiamo visto ci vogliono, e invece per rivestire con una corrente di una tensione di 5 volt è venuto benissimo, e forse abbassandola ancora viene ancora meglio, ci vuole più tempo ma viene meglio. Quindi bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.